Il 27 agosto del 1984 ho partecipato all'Assemblea degli accademici e dei cultori italiani di ragioneria di discipline aziendali che si è tenuta a Pisa, nell'aula 2 della Facoltà di Economia e Commercio dell'Università Pisana, e che ha provveduto alla costituzione della società. Una società che è nata sotto gli auspici delle più accreditate associazioni consorelle degli Stati Uniti, del Giappone, del Belgio, della Francia, della Gran Bretagna, i cui membri avevano presentato al 4° Congresso Internazionale di Storia della Ragioneria articolate trattazioni sul grande ingegno, quello di Leonardo Fibonacci, che nel 1202 aveva pubblicato il Liber Abaci, al quale successivamente Luca Pacioli farà ampio riferimento nella stesura della Summa di Aritmetica e Geometria, Proporzioni e Proporzionalità. Ricordo bene che l'esigenza, già da tempo avvertita dagli studiosi italiani, di poter coltivare e diffondere gli studi storici è stata la base della tenuta a battesimo della nostra Accademia Culturale. Del resto, in Italia esisteva una vasta letteratura che, muovendo dall'età remotissime, giungeva fino alle affermazioni moderne della scienza della ragioneria, e raccogliere l'eredità di questo grande patrimonio, e per non disperdere i valori, è stato in fondo l'obiettivo che si è posto la società. Infatti la maggioranza dei nostri maestri della ragioneria si era interessata all'analisi storica, ponendo nella giusta luce il contenuto delle numerose antiche fonti, esaminate in funzione dei fenomeni economici che le avevano provocate, sia prima che dopo la pubblicazione delle tre opere pacioliane, il Tractatus Mathematicus ad Discipulus Perusinus, la Summa di Aritmetica, Geometria, Proporzione e Proporzionalità e il De Divina Proporzione. Ritengo pertanto che nel corso di questi primi 30 anni la società abbia saputo valorizzare una cultura storica che si è condensata attorno all'arte contabile, alla ragioneria e all'economia aziendale, favorendone lo sviluppo e il progresso scientifico di questi differenti modi del governo economico delle aziende. Ritengo che altresì che, essendo la storia di qualsiasi disciplina storia di incertezze, di inesattezze, di innovazioni, di adattamenti, di correzioni, le nuove generazioni di studiosi abbiano saputo interpretare la corrente di idee sorte, spente, superate e perfezionate dai maggiori maestri delle dottrine economiche aziendali, producendo interessanti studi e ricerche che sono state presentate nei numerosi convegni nazionali e nei seminari promossi dalla nostra società. Ricordo in proposito che Perugia ha potuto ospitare sia il 4° che il 9° convegno nazionale della società, e le relazioni hanno riguardato la storia delle imprese tra il 16° e il 19° secolo e dalla rilevazione contabile all'economia aziendale. Posso quindi affermare che, se è vero che non si può comprendere una scienza senza conoscerne la sua storia, è anche vero che nel tempo gli storici della ragioneria hanno saputo creare una continuità con le conoscenze del passato e con i risultati già raggiunti, indispensabili per indagare il presente e prospettare il futuro.
Ritengo che il manifesto della Società Italiana di Storia della Ragioneria, che è stato redatto in coincidenza con la celebrazione del decennale della nostra società, contenga valori ancora validi sia dal punto di vista programmatico che strategico. Tuttavia, sull'argomento cerco di fare alcune osservazioni che ritengo che possono avere una loro validità. Primo, l'indagine storica, a mio avviso, deve riguardare la storia della ragioneria, unitamente alla storia dell'impresa, alla storia dell'economia, alla storia dell'arte, alla storia del diritto, alla storia delle professioni. E questo si deve oggi realizzare anche alla luce del processo di internazionalizzazione che è in atto. La storia della ragioneria, infatti, esercita un'influenza nello svolgimento degli eventi, svolgendo un ruolo determinante che contribuisce a misurare le manifestazioni dell'evoluzione di tutte le istituzioni. Le varie forme di registrazione e di controllo che sono sorte, e sono sorte quasi spontaneamente, perché dettate dai bisogni dell'uomo che si è sempre preoccupato di accumulare ricchezza, di salvaguardarla, di regolarne l'uso, mettendo o cercando di mettere ordine nelle sue cose e cercando di organizzarle nel migliore dei modi. Osservo inoltre che la storia della ragioneria debba approdare alla rappresentazione e comprensione delle più problematiche e complesse, fatti, accadimenti di gestione che puntualmente sintetizzano le vicende della vita delle aziende. Gli studi dedicati a testimoniare simili necessità hanno origini lontanissime e il loro evolversi è legato da una parte al diverso manifestarsi del tempo dell'umano agire in campo economico e dall'altra all'affinarsi degli strumenti tecnici e simbolici di cui tali ricerche si avvalgono. Pertanto lo storico della ragioneria deve avere rapporti di spazio e di tempo, ritengo indispensabili, con altri studiosi, quali l'egittologo, l'archeologo, il geografo e così via. Osservo inoltre che nel corso, una raccomandazione che cercherei di fare perché dettata anche della lunga esperienza di docente, ritengo inoltre che nel corso di economia aziendale si dedichi una parte delle lezioni alla trattazione degli argomenti storici, almeno di quelli che riguardano le origini del metodo di rilevazione della partita doppia e quelli della ragioneria intesa come dottrina del controllo economico. Ma, vista l'occasione, questa volta mi rivolgo ai maestri, quei maestri che hanno saputo aprire nuovi orizzonti culturali alla scienza ragioneristica, spero che sappiano trasmettere ai giovani ricercatori l'amore per la storia della ragioneria, perché le faticose e difficili ricerche di archivio e gli esami scrupolosi dei documenti acquistano un rilievo essenziale per la loro formazione culturale. Ma ritengo altresì che nella ricerca storica la scienza del passato possa essere studiata solo alla luce delle conoscenze che possediamo oggi, e mi riferisco a una concezione sincronica, ma cosa che potrebbe anche verificarsi però alla luce delle situazioni reali dell'epoca, cioè concezione diacronica, che poi è la concezione che il manifesto privilegia rispetto alla prima. Ma non ne faremo un problema di carattere semantico, problema di contenuto.
Perché? Perché in ogni caso lo storico della ragioneria deve sottoporre all'esame critico i procedimenti applicati nel passato per interpretarli correttamente e trarne logiche e deduzioni che potrebbero evidenziare i punti di forza o di debolezza delle istituzioni economiche. Per ultimo, una raccomandazione, e mi rivolgo allo storico della ragioneria in generale, che è stato sempre uno dei miei sogni, che non sono riuscito a realizzare, colgo proprio questa occasione per farne riferimento. Dicevo, spero che qualche storico della ragioneria approfondisca il nesso tra le origini del razionalismo economico, il cui padre è Albertano da Brescia, che costituiscono il passo più importante nella genesi del capitalismo, che legittima la produzione, il consumo e l'accumulazione, e la nascita della partita doppia, che è figlia appunto di quel capitalismo e che forse ha pervaso i registri contabili fin dal XIII secolo.